ci occupiamo di una città dolente, e la città dolente in questo caso è Vibo Valentia, una città che agognava un cambiamento che non ci ha fatto stato. Abbiamo provato insomma, a viverla, Vibo Valentia, attraverso gli occhi di un consigliere comunale che da tanto tempo si batte per denunciare ciò che non va. Consigliere d'opposizione del Partito Democratico, parliamo di Giovanni Russo, e con Giovanni Russo abbiamo vissuto, ecco, quella città che è sotto tutti, sotto gli occhi di tutti, e che però purtroppo non cambia. Guardate. Non risponde neanche lontanamente alle esigenze del cittadino, alla differenziata che stanno facendo qua. Io sono 3 mesi che sto aspettando che vengano a prendersi i miei televisori vecchi dei clienti che mi hanno lasciato lì, sono 3 mesi, neanche l'assessore ci ha potuto smuovere cose. Non funziona. Grazie, buongiorno. Vibo Valentia, gli addetti alla raccolta vanno via. Il degrado che resta è la metafora di una città al declino. Certo, è anche colpa dei cittadini. Gli addetti alla raccolta sono appena andati via, hanno portato via un po' di roba, però tanto è rimasto, tra cui anche Eternit. Sì, questo è il segnale evidente della confusione che c'è nella gestione del servizio da parte dell'amministrazione comunale, che ha creato confusione nei cittadini cambiando ben 3 volte il calendario della raccolta differenziata nelle vacanze natalizie. E l'Eternit dove lo differenziamo? L'Eternit ci dovrebbe essere una raccolta a parte, che dovrebbe fornire un servizio fornito anche dalla ditta stessa, però i cittadini oggi non sanno chi fa cosa e dove farlo soprattutto. Il sindaco Elio Costa, eletto a furor di popolo al primo turno alle amministrative di maggio-giugno 2015, al giro di boa nel mandato, traccia così un primo bilancio. La cosa che più mi è riuscita è la raccolta differenziata, però anche la realizzazione del teatro. La cosa che poteva riuscire di più, se non ci fossero state delle barriere burocratiche terribili, è la messa in sicurezza della zona del pennello. Fin qui il sindaco, la città, parole a parte, si presenta però così, e poi così e così. Il civismo non ha evidentemente invertito la rotta, il cambiamento tanto desiderato e annunciato non è arrivato. La differenziata è partita sì, ma a singhiozzo. Poi ci si è messa di mezzo l'impresa, quella che sotto le feste ha cambiato e ricambiato il calendario della raccolta a mezzo Facebook. E vado a spiegare all'attuagenaria della Terra Vecchia cosa sono i social. Dal mare, avete presente il pennello? Quello che il mare continua a fagocitare, questo pennello, alle pendici del castello normanno svevo, è tutto un disastro. Questa è l'area circostante, uno dei luoghi più suggestivi della città. Siamo sostanzialmente nel cuore del centro storico, alle spalle di quello che dovrebbe essere il gioiello della città, Villa Gagliardi, la villa comunale più bella della città, a mio pensare. Eppure è totalmente degradata, totalmente abbandonata, e i cittadini sostanzialmente fanno ciò che vogliono perché c'è un servizio che continua a non funzionare a dovere. Le segnalazioni tante volte cadono nel vuoto perché abbiamo visto degli sfalci, abbiamo visto dei materiali inerti, tutti i servizi che l'amministrazione dovrebbe assicurare. Purtroppo però tante segnalazioni, tante chiamate o non hanno risposta o addirittura cadono proprio nel silenzio assoluto. È una città dolente Vibo Valentia, una città colabrodo. E mentre ai cittadini giungono bollettini salatissimi per un'acqua non potabile da anni, la dispersione idrica è sotto gli occhi di tutti, iniziando dagli amministratori e da tempo. Qui, più che i rifiuti non raccolti malgrado siano le 9.30 del mattino, ciò che desta maggiore impressione è il fatto che questa strada sia bagnata malgrado non piova da 48 ore. Sì, ma più di 48 ore. Questa è una strada che è sempre oggetto di perdite della rete idrica che puntualmente non vengono riparate a dovere. Ormai basta chiedere ai cittadini residenti in questa via, è da diversi mesi che in punti diversi la rete idrica presenta delle perdite che creano questo tipo di disagio. Puntualizzo che siamo nel cuore della città, la via Don Mellano è una delle vie più centrali di Vibo Valentia. È una città dolente, sì, Vibo. Ricordate cosa successe da queste parti poco tempo addietro? Qui, dopo le strade, stavano sprofondando perfino i palazzi. Qui dove Carlo Tanzi, il capo della Protezione Civile Regionale, disse: siamo seduti su una bomba ad orologeria.
questa è via Carlo Parisi, la famosa via purtroppo in cui c'è stato il crollo del canalone della raccolta delle acque bianche e nere. Sono stati spesi 550.000 euro d'urgenza, con una procedura assai anomala, se vogliamo essere sinceri fino in fondo, e ancora oggi si presenta in queste condizioni, nonostante più volte il comune o la ditta che ha eseguito i lavori abbia provveduto a riasfaltare, ma come si può ben vedere l'hanno fatta male ripetutamente. 2 anni e mezzo di obiettivi mancati e promesse tradite, ne restano altri 2 e mezzo, o forse no. A marzo le prossime politiche, e c'è già chi scommette se l'amministrazione comunale di Vibo Valentia cadrà prima o dopo.